tutti, sono Roberto, Marina Romea Tennis, e questa mattina vi voglio parlare di corde e di incordatura. Questo perché moltissimi mi chiedete consigli, cosa è meglio montare sul vostro telaio, se è una corda in monofilo o in multifilamento. Ma non solo per questo, anche perché mi capita molto spesso durante i miei stage, durante le mie lezioni, di consigliare l'incordatura più adeguata, sia a livello di gioco del mio allievo, ma anche in base alla racchetta con la quale si ritrova a giocare, perché dovete sapere che anche in base al telaio col quale giocate è bene utilizzare un tipo di corda e una tensione più idonea. Ma non solo per questo, anche perché vedo molto spesso a livello amatoriale utilizzare una corda in monofilamento, e non è che voglio completamente sconsigliare questo tipo di corda, però voglio mettervi un attimino in guardia nell'utilizzo di questa corda. Questo perché la corda in monofilamento può dare vantaggi da un certo punto di vista se vogliamo migliorare nel controllo, come controindicazioni il fatto di essere molto dura, molto rigida, quindi non avere una risposta diciamo di comfort molto elevato. E quindi a livello amatoriale, come potete notare, molto spesso tantissimi si trovano poi a dover fare i conti col tennis elbow. Bene. D'altro canto dovete considerare che la corda in monofilamento, quindi una corda rigida, è importante ed è valida se il giocatore ricerca controllo, quindi già possiede grande velocità di braccio, grande potenza nei propri colpi, ma a livello amatoriale questo molto spesso non accade e non è quello che il giocatore amatoriale deve andare a ricercare, ma deve andare a ricercare soprattutto la velocità di palla, quindi la risposta in uscita, diciamo così, della palla dalle corde. La risposta e la spinta è migliore con una corda in multifilamento. Un altro aspetto positivo della corda in multifilamento, oltre ad avere una buona risposta, quindi essere elastica e migliorare l'uscita della pallina, quindi la velocità, è anche molto più confortevole, quindi giocando con un tipo di corda in multifilamento si evita di incorrere in infiammazioni. Quindi il consiglio che vi voglio dare è: se siamo a un livello di gioco sotto la terza categoria o 3-4, 3-5 fino a tutta la quarta categoria, secondo me è bene valutare e considerare un'incordatura in multifilamento. Mentre se si ha un buon allenamento, quindi si è degli agonisti, ci si allena 3-4 volte alla settimana e quindi si ha bisogno di durata anche della corda, oltre ad avere a ricercare controllo, si genera rotazione e spinta, allora vi potete orientare nel monofilamento. Ma bisogna considerare anche il proprio livello di gioco. Se voi montate monofilamento, a prescindere, anche se non avete un grande allenamento o una grande velocità di braccio, attenzione che rischiate di avere degli effetti negativi, quindi non vi esce molto bene la palla e incorrete anche in infiammazioni. Un consiglio che vi voglio dare è di provare al limite anche un'incordatura ibrida, quindi metà in monofilamento e metà in multifilamento, e lo potete fare con un ibrido classico, quindi le verticali in monofilamento e le orizzontali in multifilamento. Potete migliorare il controllo, la spinta e la rotazione, mentre se montate un'incordatura in ibrido reverse, quindi dove le corde verticali sono in multifilamento, migliorate la sensibilità di tantissimo e quindi anche la sensazione di gioco. Però potete incorrere in rotture molto frequenti, perché il monofilamento tende a tagliare la corda in multifilamento. La tensione, attenzione anche alla tensione, cercate di non a livello amatoriale, secondo me, andare oltre i 22 kg, è pericoloso a livello sempre di infiammazioni alle quali potete incorrere, ma anche a livello di spinta, quindi non restituite moltissima spinta al momento dell'impatto. Quindi cercate di non andare oltre i 22 kg. Un altro consiglio che mi sento di darvi è di scegliere la vostra incordatura cercando magari di provare varie tensioni, ma cercare anche di adattare la vostra incordatura in base al telaio che possedete. Tipo, se possedete un telaio come questo, la Wilson Clash, che è un telaio abbastanza pastoso, morbido, potete aumentare un attimino la tensione e anche fare un ibrido classico. Mentre se utilizzate un telaio un pochino più rigido, tipo questa, ecco che possiamo montare sicuramente con una corda in multifilamento, già avete un'ottima sensazione e anche potete controllare benissimo i vostri colpi anche con
un multifilamento e non sentite la racchetta troppo morbida, mentre d'altro canto se abbiamo già un telaio morbido capisco benissimo che montare un multifilamento sentite una sensazione troppo, diciamo così, troppo molle e pastosa al momento di impatto, e anche qui allora è meglio considerare un ibrido. Bene, se vi fa piacere ricevere da me altri consigli potete scrivermi una mail o visitare il mio sito internet dove potete trovare altre informazioni e contattarmi direttamente da lì, oppure scrivete una mail a marinaromeatennis@gmail.com. Alla prossima, Roberto.